Non ho finito. C'è un cappello in omaggio per chi viene a intervistare Nati alla prossima volta. È una taglia piccola, quindi presumo per una donna. Prima di partire con le altre domande, mi hanno scritto in tante e vogliono sapere se sei libero o se sei impegnato sentimentalmente. Ah no, allora se è un'intervista stile gossip mi alzo subito e me ne vado. Cosa pensavi? Allora, single, sono libero, non sono impegnato, felicemente single però voglio dire, ecco, ci sto bene in questa situazione, però sono libero, ecco, e adesso cosa succede? Succede che hai aperto un grosso portone, Va bene, eh? passiamo alle altre domande, Ecco. sicuramente saranno più interessanti. No. Allora, Natian, visto? Ho messo il cappello, come promesso, e direi di partire subito con questa domanda, perché tutti si chiedono: ma perché tu porti il cappello? Tutti chi? Tutti si chiedono perché porti il cappello. Questa domanda mi arriva addirittura da un continente oltremare. Allora ho indovinato, New York. Giusto? Giusto. Pensa che ci ho fatto la tesi di laurea col cappello in mano, ho discusso la tesi con il cappello in mano e ha tutta una storia particolare, però adesso sarebbe troppo lunga da spiegare, dai. Visto che è una domanda extra, mi hai detto, e mi avevi anticipato, la rimandiamo nella prossima intervista, va bene? Io sono d'accordo. Allora, adesso partirei con la prima domanda, che mi riguarda personalmente. Mi sono trovata in una riunione di classe di mio figlio e qualcuno, si è chiesto se i nostri figli, visto che portano la mascherina in classe durante tutte le lezioni, se possono avere dei problemi futuri a livello psicologico. Allora, io non voglio fare polemica con nessuno, vedo che già mi infili nelle situazioni difficili e mi tirerò l'ira di qualcuno addosso. Però un bambino avrà problemi di carattere psicologici se un genitore gli farà vivere la mascherina come un problema e non come una soluzione. Mia madre, quando aveva 6-7 anni, ecco, ha visto la sua scuola bombardata dai nazisti. Suo fratello, suo fratellino l'hanno preso i tedeschi insieme al papà e l'hanno portato in Germania a lavorare. Ti assicuro che mia madre ha 88 anni e non ha un problema di carattere psicologico, anzi, sta meglio di me da questo punto di vista. Per cui, se vogliamo far crescere dei disabili emotivi, i figli, i giovani, allora riempiamoli di problemi anziché di soluzioni e sicuramente accadrà così. Il genitore, se fa vivere al figlio la mascherina come un problema e non come una soluzione, creerà lui, non la mascherina, problemi psicologici a suo figlio. Grazie Natian. E adesso una domanda più semplice. Di che segno sei? No, allora ce l'hai con me. Allora ce l'hai con me, mi vuoi fare odiare. Io non credo nell'astrologia. Non c'è un astrofisico che crede nell'astrologia e studiano le stelle dalla mattina alla sera e anche di notte. Gli astrologi studiano le stelle sui libri e non passano certo il tempo nei laboratori e loro credono nell'astrologia. Io non voglio offendere nessuno, ma andiamo a vedere anche le situazioni un po' patetiche, no? Dai una notizia bella a una persona e ti risponde: ah, sai, giusto il mio oroscopo di stamattina diceva che avrei avuto una bella notizia. Sì, però tutti quelli che sono del tuo segno quel giorno hanno avuto la bella notizia. Chissà quanti hanno ricevuto la notizia di un proprio caro che se n'è andato all'altro mondo, che ha fatto un incidente, tutto quello che vuoi. Quindi
Quindi non vedo motivazioni per cui io debba rivelare il mio segno astrologico, anche per un altro motivo, ti dico la verità. Mi ricordo quando ho aperto lo studio Gayatri nel 1995, avevo un'amica astrologa, anche abbastanza famosa in Brianza, che decise di farmi il piano natale. Voleva vedere con le mie idee che fine avrei fatto secondo gli astri, e risultò che praticamente con le mie idee popolari di offerta libera, eccetera, eccetera, avrei tenuto aperto per 6 mesi, non di più, poi avrei dovuto chiudere. Sono passati 25 anni, e facciamo il 25esimo proprio quest'anno, fai un po' te. Ok, Natian, grazie, lasciamo perdere l'astrologia, passiamo ad altro. Me lo chiedono in molti, perché una laurea in scienze olistiche? Perché ero stufo di sentir parlare di fantascienze olistiche e quindi ho deciso di creare qualcosa in collaborazione con l'Università Popolare degli Studi di Milano per far sì che il settore olistico diventi più credibile. Tutto qua. Poi, oltretutto, ecco, c'è un'altra cosa. Siccome noi proponiamo costi popolari, attività ad offerta libera, anche gratuite in talune occasioni, e c'è un concetto, no? Meno costa, meno ha valore, più costa, più ha valore. Inserendo una laurea, sai, nessuno potrà più dire: ah, però questo centro costa poco, quindi è di poco valore. No, signori, diamo anche delle lauree, onde per cui la cosa diventa sicuramente più ad effetto ed è importante perciò, sia per il fatto che venga creato un percorso che non sia di fantascienze olistiche, ma di scienze olistiche, quindi un percorso serio, sia anche per poter dare un'immagine di serietà, di qualità, nonostante i costi bassi. Bella la differenza tra fantascienza e scienze olistiche. Ritorno sull'argomento mascherine perché intorno a me la gente continua a pensare che l'obbligo delle mascherine sia una dittatura. Tu cosa ne pensi? Penso che evidentemente non hanno studiato la storia. Allora, tre regolette: mascherina, mantenimento delle distanze e lavarsi le mani. La dittatura diceva credere, obbedire, combattere. A me sembra che ci sia una gran bella differenza. Oltretutto, possono scrivere, possono fare manifestazioni, possono parlare, possono dire il falso e nessuno li mette in galera. Allora, se fossimo in tempo di dittatura, oppure soltanto, ecco, andassimo a dire in giro queste cose, che ne so io, in Cina, domandati che fine fai, domandati se puoi continuare a dirle prima di parlare di dittatura. Quindi credo che chiunque affermi una cosa del genere non sa che cosa sia una dittatura. Ecco, grazie. Quindi questa risposta vale anche per me e per tutti quelli che intorno a me ancora non vogliono mettere la mascherina. So che posso diventare noiosa, rimanendo su questo argomento, però ti ripeto, sto facendo questa intervista anche perché non riesco a rispondere a chi è intorno a me come fai tu. Quindi torniamo al discorso delle regole. I migranti non rispettano le regole. Tu cosa ne pensi? Che ci sono migranti che non rispettano le regole, ci sono migranti che le rispettano, ci sono italiani che rispettano le regole, ci sono italiani che non le rispettano. Gli italiani che non rispettano le regole vorrebbero che i migranti rispettassero le regole e questo a me fa molto ridere, ma veramente tanto, perché mi è capitato tante volte di ascoltare discorsi di italiani contro i migranti che non rispettano le regole e poi gli italiani stessi, quegli italiani stessi non le rispettava. Senti, non voglio metterti troppo in difficoltà, vuoi che cambiamo discorso?
Sarebbe meglio perché io già mi immagino i commenti sotto a questo video. Ma questa è la mia intervista. Capisco. Ora che sono insegnante yoga, mi chiamano per prenotare delle lezioni e mi chiedono: ma sono obbligato a venire vestito di bianco? Rispondigli te, Natian, grazie. Allora, gli insegnanti New Age dicono che devi venire vestito di bianco perché così emani energie pure e luminose. In realtà in India non è che la pensino così. La storia del tutti bianchi in parecchi ashram è dovuta a due motivi particolari. Il primo è che se tutti vengono con il Punjabi bianco, nessuno si sentirà in difetto rispetto ad un altro, perché ci sono molte persone che sono povere, non hanno da poter indossare bei vestiti, belle tute, cose di questo tipo, no? Sai, da noi si usano le tute firmate. Allora l'invito è: venite tutti col Punjabi bianco, così almeno nessuno si sente inferiore a tutti gli altri. Poi il secondo motivo è il bianco, ecco. Il secondo motivo è simbolico. Se tu stai mangiando la pasta col pomodoro e ti va una macchiolina di sugo sul bianco, anche se è piccolina, la vedi subito. Che cosa vuol dire simbolicamente? Vuol dire che se ti sforzi di avere delle virtù, quella volta che commetterai qualcosa di poco buono, orca, te ne accorgerai subito, la vedrai subito e allora ti affretterai a sistemare. Mentre se hai un colore scuro, magari non ti accorgi della macchia, no? E allora simbolicamente il motivo è questo, non è certo il fatto che il colore bianco emani maggiormente energie positive rispetto agli altri colori. Poi oltretutto per chi crede in Dio, Dio è ovunque, è nel buio e nella luce, non è che da una parte ci sia e da un'altra no. Quindi venite pure vestiti come volete. Sì, anzi, variopinti all'arlecchino. Facciamo un salto dallo yoga e passiamo al Reiki. Ci sono persone che hanno fatto i corsi Reiki e hanno avuto l'iniziazione qualche tempo fa. Quindi adesso mi chiedono se la loro iniziazione, visto che è tanto tempo che non frequentano, sia scaduta. Sì, come i cellulari, no? Tu li ricarichi e dopo un po' scadono, allora devi andare a farti fare la ricarica. Si sentono tante cose in giro, c'è una letteratura miserabile che furoreggia nei social, in internet, per cui fanno domande del genere. No, ci sarebbe da dilungarsi parecchio sul significato simbolico delle iniziazioni. Mi limito a risponderti che non siamo dei cellulari, le iniziazioni non sono delle ricariche di qualche cosa, sono un momento romantico particolare che tu hai nel cuore nel momento in cui pratichi, nel momento in cui ricevi appunto l'iniziazione, e ha a che fare con i sentimenti, con le emozioni, non certamente con le ricariche. Non scade niente. Natian, sono emozionata ma mi sto divertendo e quindi ti provoco ancora. Un'ennesima domanda sui migranti. Tu sei pro o contro l'accoglienza? Assolutamente sì, se questo significa che diversamente dovrebbero morire in mezzo al mare, ovvio, prima di tutto le vite, poi il resto si vedrà, insomma. Su Natian, però, prima di farti l'ultima domanda, siamo tutte curiose e curiosi, ma il tuo tipo di donna qual è? Abbiamo iniziato con il gossip, vogliamo finire con il gossip? No, dai. La possiamo rimandare al prossimo video, alla prossima intervista? Possiamo fare così? Va bene, guarda che non scappi però, eh. Alla prossima te la rifaccio e tu mi rispondi. Promesso, va bene. L'ultima domanda qual è? Allora, Natian, come ultima domanda vorrei chiederti invece,
cosa ne pensi delle regole verso i nostri bambini? E parlo di bambini piccoli, non di adolescenti. Perfetto, allora io vorrei farti l'esempio delle tre modalità del bambino, così almeno penso che diventi tutto molto più chiaro. La mamma sta per uscire e dice al bambino: mettiti lì seduto sul divano, esco per un'ora, quando torno ti voglio trovare seduto sul divano. La mamma esce, torna. E il bambino è in giro per la casa, ha disfatto tutto, ha buttato per aria tutto. Seconda ipotesi, il bambino è seduto sul divano, stesso discorso, la mamma torna e il bambino è lì fermo, non si è mosso, proprio di un'ora, così, proprio di niente, di una virgola, è rimasto lì. Terza ipotesi, la mamma esce, torna e trova il bambino seduto sul divano, ma si è organizzato, giornaletti, fumetti, album per colorare, insomma, ha rispettato le regole, ma si è adattato creativamente. Ti faccio un altro esempio. Non uscire, Pierino, perché fuori fa freddo. E il bambino prende, esce, pantaloncini corti, una magliettina, si becca un accidente, disubbidisce. Secondo caso, non uscire perché fuori fa freddo e il bambino rimane in casa così ad annoiarsi. Terzo caso, non uscire perché fuori fa freddo, va bene, mamma, fuori fa freddo, metto il cappottino, il berrettino, gli scarponcini, i guanti e esco, che tanto così non mi ammalo. Ecco, la terza modalità, le regole. È vero che ci sono le regole, però il bambino che viene cresciuto imparando ad adattarsi, adeguarsi con creatività, sarà sicuramente comunque in ogni caso un bambino felice e nel momento in cui si vedrà imposto delle regole, saprà accettarle e viverle creativamente senza soffrire. Ecco perché ho specificato bambini, perché è da lì che si comincia, perché dopo potrebbe essere troppo tardi. Grazie Natian, per adesso ci siamo scaldati, ma la prossima volta non potrai rifiutare di rispondere a delle domande veramente piccanti. Va bene, farò del mio meglio, anzi del mio peggio. Ciao a Ciao. tutti. Non ho finito, c'è un cappello in omaggio per chi viene a intervistare Nati la prossima volta, è una taglia piccola, quindi presumo per una donna.